Ok, questo video è in ritardo di circa 10 anni. Oggi nessuna introduzione, nessun benvenuto. Passiamo diretti al motivo per cui sto facendo questo video. Spero di riuscire a esprimermi al meglio e di spiegare le cose senza fare troppa confusione. Nel caso non ci riuscissi, vi chiedo immediatamente scusa, ma sono veramente molto agitata e anche emozionata. La cosa divertente è che sono una scrittrice, quindi le persone si aspettano da me che io sappia parlare. In realtà, quando devo articolare un discorso, soprattutto davanti a una telecamera, vado completamente nel pallone. Però, ok, ci provo. È da tantissimo tempo che volevo fare coming out. Però ho sempre rimandato. Ho sempre rimandato perché non mi sentivo pronta, perché avevo paura. Avevo paura di farlo. Avevo paura delle conseguenze di un mio possibile coming out, non tanto nella mia vita privata, dove sono sempre stata veramente molto fortunata e sono sempre stata accettata sia dai miei amici che soprattutto dalla mia famiglia. Avevo soprattutto paura delle ripercussioni che il mio coming out avrebbe avuto nella mia sfera lavorativa, perché come sapete bene, io facevo un programma per ragazzi ed ero legata al mondo dell'intrattenimento per l'infanzia e quindi ovviamente a qualcuno il fatto che io stessi con una ragazza non andava bene. Per chi mi conoscesse relativamente da poco e per relativamente intendo gli ultimi 3 anni, sa che sto con il mio attuale compagno Michele. Chi mi conosce da più tempo sa che ero sposata prima di stare con lui e che sono stata per tanti anni con questa persona che ho sempre tenuto molto 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 nascosta dai social, dalla vita diciamo più pubblica, nascondendomi io stessa dietro al mio diritto di privacy e quindi il mio diritto di tenere la mia vita privata privatissima. Il motivo per cui ho tenuto così tanto segreta la mia relazione precedente, la mia relazione che è durata 12 anni, è che sono stata con una ragazza. Sono stata una ragazza per 12 anni, quella ragazza è diventata poi a un certo punto anche mia moglie e ovviamente adesso non stiamo più insieme ed è adesso la mia ex moglie. E siamo state insieme per 12 anni. Ed è un po' una liberazione poterlo dire adesso. Con grande serenità, una serenità che non pensavo di poter provare. E sono veramente molto felice di avere finalmente la possibilità di dirlo. Adesso che mi ritrovo in una relazione che la società accetta, ovvero una relazione eterosessuale, mi rendo conto di tutto ciò che mi è mancato e che non ho avuto nella mia precedente relazione in 12 anni di relazione, partendo anche proprio dalle cose più banali e sciocche che diamo proprio per scontate, anche semplicemente il potersi prendere per mano per strada senza aver paura, oppure quando si è felici potersi scambiare un bacio senza doversi fermare e controllare dove si è, chi sono le persone che abbiamo attorno, perché non si sa mai come anche semplicemente un passante potrebbe reagire. La cosa che mi ha veramente frustrata di più in questi 12 anni, che ho tenuto per lo più nascosti a moltissimi, dover stare sempre attenti, dover fingere, dover mentire, soprattutto al lavoro, è un qualcosa che non auguro veramente a nessuno e che nessuno dovrebbe provare. Che nessuno dovrebbe provare e soprattutto subire, perché ovviamente molto spesso non è una scelta nascondersi. Perché sono stata zitta per tutti questi anni? Perché avevo paura, sinceramente. Perché avevo paura? Mi spaventavano cose più stupide, che ovviamente non sono stupide, possono essere veramente molto molto pesanti, come per esempio i commenti su internet. Vi giuro, io avevo il terrore, tipo di ritrovarmi con delle organizzazioni di mamme che organizzano delle petizioni per farmi levare dal programma. Mi spaventava anche la reale eventualità poi di perdere il mio lavoro. Questa paura però non si è generata da sola. Non si è generata da sola perché io e la mia ex moglie ci eravamo messe insieme che eravamo veramente molto molto piccole, andavamo ancora al liceo tutte e due. E sia a casa nella mia famiglia, che a scuola, sia con i miei compagni di classe, i miei più cari amici, sia con i professori, non avevo nessun problema a dire che stavo con una ragazza. Tutti quanti mi avevano accettata e per loro era una cosa assolutamente normale e adesso mi rendo conto di quanto io sia stata fortunata a ritrovarmi in mezzo a un ambiente
così sereno e così amichevole e supportive, non mi viene la parola in italiano. Quindi a me l'idea di stare con una donna non spaventava, per me non era una cosa così tanto strana. Perché io ero innamorata di quella persona, i miei amici, i miei familiari, i miei professori, insomma, tutte le persone con cui avevo un rapporto all'epoca lo capivano, nessuno mi aveva mai detto niente di negativo e quindi per me non c'erano assolutamente problemi a riguardo. Naturalmente avevo delle accortezze, ovviamente, quando non stavo in zone safe, non ci prendevamo per mano, non ci baciavamo per strada, cose del genere. Facevamo comunque entrambe molta attenzione, ma mi sentivo leggera, come è giusto sentirsi a quell'età, soprattutto quando si è innamorati. Ho iniziato a vivere davvero molto male la mia relazione quando ho iniziato poi a lavorare in televisione. Mi ricordo davvero come se fosse ieri una delle primissime riunioni che avevamo fatto in produzione. Eravamo in sala riunioni e a un certo punto mi hanno chiesto la tipica domanda che si fa a una ragazza di 20 anni: Fiore, ma ce l'hai il fidanzatino? Io avevo riso, avevo detto di no, che non ce l'avevo, che però avevo una fidanzatina. Nel momento stesso in cui l'ho detto, ho capito di aver fatto un autogol. Avevo capito immediatamente di aver fatto un passo falso e che avevo detto chiaramente qualcosa di molto scomodo e difficile, perché nella sala riunione calò il gelo. Calò il gelo e cambiarono immediatamente poi discorso. A fine riunione venni presa da parte e mi dissero: guarda Fiore, per noi non c'è nessun problema se tu stai con una ragazza, però non lo devi dire a nessuno, cioè questa cosa non si deve sapere. E così imparai la lezione. E per anni furono in tanti a dirmi: oh Fiore, è bellissimo il fatto che tu sia con la tua ragazza e poi con tua moglie, noi non abbiamo nessun problema, però è meglio se non lo dici, però è meglio se non lo sa nessuno. Però davvero noi non abbiamo nessun problema al riguardo. Se per loro era davvero così ok, perché ho dovuto mentire così a lungo? Se per loro era davvero così tanto ok, perché quando avevo annunciato il mio matrimonio ho ricevuto una telefonata in cui preoccupati mi chiedevano se avrei pubblicato le foto del matrimonio da qualche parte, magari sui social? La verità è che probabilmente avevano paura anche loro per il loro lavoro, esattamente come ne avevo io, come me l'avevano fatta venire. Ultimamente ho letto molte dichiarazioni riguardo le DDL Zan. Una in particolare mi ha colpita ed è una frase di Martin Luther King che dice: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Ed è così. È vero, e io mi sento davvero una grandissima codarda a fare coming out adesso, ora che sto con Michele, ora che sto in una relazione che la società accetta, però sento che adesso è il momento giusto, giusto di farlo, e l'avrei fatto anche se Michele fosse stata una ragazza, l'avrei fatto adesso a prescindere. Penso ancora di essere fragile come lo ero anni fa, solo che adesso mi sento più matura di quando avevo 20 anni e ora mi sento pronta di raccontare la mia storia a tutti. Ho bisogno di raccontarlo perché ho veramente bisogno di levarmi questo peso di dosso, questo ammasso di catene e mattoni che mi sono trascinata sulla schiena per tutti questi anni. Non pensavo che mi sarei commossa nel dirlo. Sono stata molto molto arrabbiata con i miei ex datori di lavoro, ma adesso non lo sono più e non sono qui perché voglio accusare nessuno, quindi questo spero che sia chiaro. Voglio solamente raccontare della mia esperienza, non voglio puntare il dito contro nessuno. Le cose per tutte le persone che fanno parte della comunità LGBT+ sono difficili adesso, immaginatevi 10 anni fa. Nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'intrattenimento per l'infanzia, mi hanno fatto davvero molto 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 soffrire, però ormai fanno parte del passato. Una parte di me ha sempre avuto paura di esporsi in questo modo, perché avevo anche paura delle responsabilità che sarebbero arrivate dopo questa mia dichiarazione. Le persone forse si sarebbero aspettate poi che sarei potuta diventare un'attivista? Avevo anche
paura, il terrore poi di essere identificata solo in base alla mia sessualità. Esattamente come mi era successo comunque anche al liceo. Perché una mia amica mi aveva raccontato che mi ero chiamata la lesbica del Magnani, che era un liceo che ho frequentato. Ho sempre pensato che fosse affar mio con chi decidevo di stare, chi decidevo di amare, con chi decidevo di dormire, ma mi sono resa conto, crescendo nel corso degli anni, che le persone, per capirci meglio, hanno bisogno di etichettarci, per metterci degli scompartimenti. Forse così si sentono più al sicuro, forse così hanno l'illusione di avere tutto quanto sotto controllo e di aver capito tutto. Mi ricordo infatti una accesa discussione di ormai diversi anni fa, durante una cena con una persona che era molto vicina a me e alla mia famiglia, che per tutta quanta la cena continuava a sostenere che io fossi bisessuale. Mi ha detto: Fiore, tu sei bisessuale. E io le dissi molto tranquillamente che non pensavo particolarmente di esserlo. Lei mi disse che doveva essere per forza così, perché sì, ok, che avevo avuto praticamente solo fidanzate durante il liceo, però c'è stata una parentesi di un unico fidanzatino per un brevissimo lasso di tempo al liceo, quindi dovevo essere a tutti i costi bisessuali. Poi, anche se stavo da 12 anni con una donna, dovevo essere bisessuale per forza. Io le risposi in maniera molto sincera, cercando di spiegarle che secondo me io ero pansessuale e credo tuttora di esserlo. E la mia risposta non andò bene e finivo per litigare, perché lei aveva il bisogno di darmi questa etichetta, di definirmi bisessuale, perché non lo so, forse si sentiva più tranquilla a definirmi così. La cosa un po' frustrante è che pretendeva di conoscere meglio me stessa, di conoscere meglio la mia sessualità di me. Io non ho mai sentito il bisogno di etichettarmi, di chiedermi che cosa sono. Immagino che ci saranno un sacco di persone invece che hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo, hanno maggior desiderio di me di capirsi e di comprendersi, probabilmente si faranno più domande di quante me ne faccio io. Al liceo ero convinta di essere lesbica e poi a un certo punto però mi sono avuto un fidanzatino. Dopodiché ho sempre avuto ragazze, ho avuto una relazione stabile per 12 anni e adesso di nuovo ho un compagno maschio. Se proprio mi dovessi dare io stessa un'etichetta, pur non sentendone comunque il bisogno, penso che la pansessualità è la sfera sessuale in cui riesco a identificarmi meglio. Cosa significa essere pansessuale? Significa che tu ti innamori di un individuo a prescindere dal suo sesso e dal suo genere. Se conosco una persona e mi piace quella persona, io voglio stare con quella persona e non mi interessa se è una donna o se è un uomo, perché mi sono innamorata di quella persona. Perlomeno per me funziona in questo modo. Non penso che sarò mai un'attivista in questo campo, anche perché ci sono delle persone molto più brave e capaci di me che lo fanno molto meglio di quanto lo potrei fare io, però sono una scrittrice. Invece di scendere io in campo in prima linea, preferisco che siano le mie opere a parlare per me. Quindi adesso sapete come mai ho sentito l'esigenza di scrivere come le cicale. Infatti molti di voi mi avete chiesto come mai avessi deciso di parlare proprio di un amore fra ragazze. Ora sapete perché. È un tipo di storia che quando ero piccola io non c'era e che mi avrebbe aiutato molto se l'avessi letto appunto quando ero più piccola. E questa è anche una piccola rivincita verso tutti quelli che mi hanno sempre detto che non si può parlare di certe cose ai ragazzi. Quindi sì, faccio parte anche io della comunità LGBT+ da un sacco di anni, ed è veramente molto molto bello poterlo finalmente dire, e spero che questo mio coming out, che questo mio discorso possa aiutare qualcuno, possa dare coraggio a qualcun altro, possa far sentire più capito qualcun altro ancora. Ragazzi, lo devo ammettere, è veramente veramente molto 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 esaltante poterlo dire e poterlo finalmente raccontare, e mi sento incredibilmente bene adesso, e oggi posso finalmente dire di sentirmi molto molto più leggera, quindi grazie se siete arrivati fino alla fine di questo video.